però adesso non dica che dobbiamo aiutare il cinema italiano, perché lo so, lo sappiamo tutti, non pensiamo ad altro. Sì, tutti. Vabbè, lo sa Wenders in quante settimane fa un film? Sei. Sei? Sei settimane? Ma io in sei settimane faccio tre viaggi. Come, cosa c'entra? Ma io, guarda che non sono Wenders. No, voglio solo fare un documentario su un viaggio. Così è, se vi pare, e me ne vado in Madagascar. Non ci crede? Guardi un po' su, signor Moretti. Sto già partendo! Sto via 2 settimane e lei intanto mi aspetti sulla solita panchina! Questa è l'isola principale dello stato insulare del Madagascar. Questo invece è il pullman che ci ha prelevati all'aeroporto di Antananarivo. No, non sono balbuziente, si chiama proprio così. Questa invece è la Tristanzuola saletta dove ho fatto colazione il mattino seguente alle 5, prima di ripartire verso il sud del Madagascar, a Fort Dauphin. Le prime luci dell'alba illuminano il Rova o Rova, testimoni della storia di questo paese che col palazzo della regina domina la città. Costeggiando le rive dell'Akanosi nella parte sud, tagliamo come un bisturi le strade di Tana, che si sta svegliando. All'aeroporto un giovane amico è in attesa, come me, di ricevere gli auguri di buon viaggio. Soava Dia. Forse il mio piccolo amico si sta domandando com'è questa nazione. Il Madagascar non è una nazione. Qualcuno giustamente l'ha definito continente. Con la sua ricca flora, la sua fauna, che sono in maggioranza endemiche, non potrebbe avere altra definizione. Facciamo tappa a Morondova. Peccato non si possa visitare la famosa Avenue du Baobab. Omaggiamo alla bandiera nazionale e accettiamo il benvenuto dell'aeroporto, mentre Dario e i motori dell'aereo sono in catalessi. Si riparte. Si rivola. Io sto pensando a cosa mi aspetta. Penso ai lemuri, ai camaleonti, ai baobab. Penso alla varietà di questo popolo composto da ben 18 tribù. Penso alle molte sue religioni che, anche se il 50% si professa cattolico o protestante, i rimanenti abbracciano l'ebraismo, l'islam, il taoismo, l'animismo, lo shintoismo e potrei anche continuare. Ma contrariamente a noi, vanno tutti d'accordo. Forse perché hanno questi panorami e sono in pace con loro stessi. Dall'aeroporto di Fort Dauphin, neppure il tempo per una birra e via verso la riserva privata di Berenti. La prima fermata è a un mercato di frutta e verdura, con la curiosità e la simpatia dei bambini locali. L'aggettivo per indicare la lingua nativa, etnie e cittadinanza è il malgascio. Malgascio è la lingua primaria, ma molti parlano anche correttamente il francese. Meglio tralasciare gli innumerevoli dialetti. Qui persino un cimitero crea curiosità. Queste sono tombe tradizionali della tribù Maafali, con simbologia cristiana. Thank you.
La natura qui è verdeggiante e le innumerevoli palme del viaggiatore sono invitanti, un po' meno i cactus e gli alberi del tamarindo. Una delle prerogative del paese è la campagna per la guida sicura. Il primo baobab mi suggerisce, durante la seconda fermata, una riflessione. Bastano i lemuri e i baobab a giustificare la mia curiosità. Un nuovo viaggio, un nuovo film, una nuova storia. Un pezzetto di vita che mi costruisco addosso per completare la piramide. Il guaio è che scorgo la vetta. Quanto tempo ancora? E che me ne farò del tempo? Ombre che passano. L'aloe va un bel che fiorisce in giugno. Il sorriso festante di un bambino. Lo sguardo severo di Didier. È un villaggio che chiede aiuto al cielo. Ma che succede? Il bimbo ha visto qualcosa che il cielo ha mandato. Miliardi di cavallette che non scalfiscono il sorriso dei bambini, anzi, loro le mangiano. Ma procurano in noi un senso di sgomento. Qui anche le avversità vengono tradotte in musica. Poi scende il tramonto e anche la luna scompare per non disturbare il quadro del sole. Mentre Dario spiega la volta celeste, io nel buio intenso mi affanno a cercare un lemure. E quando penso di averlo trovato mi accorgo che si tratta di un camaleonte. Poi due minuscole lampadine si accendono nella notte e tradiscono la presenza di un piccolo lemure notturno. Ma non è solo. Più avanti c'è la madre. E su un altro ramo il padre. Credo un microcebo murino. Occhi curiosi per la loro curiosità nei miei confronti. Testimoni del ritorno notturno, i musici di Berenti e le loro famiglie. Al mattino seguente lascio l'appartamento numero 3, mia abitazione nella riserva, e mi avvio, circondato da sculture e lignee, a una solitaria colazione, con il silenzio comprato nella notte, senza luce elettrica. Beh, proprio solitaria, no? Che dici? Adesso appena mi portano qualcosa ti chiamo, eh? Ok, ciao. In effetti non è l'unico cliente, ma sono in pace con me stesso. Un gatto affamato condivide con me la brioche e la nostra conversazione è fatta di sguardi verso la radura.
nawo wangu wangu ini mukadzi wekuti uyu ndi wangu wangu wangu. Poi ecco i prodotti della biodiversità di questa terra, osservati e scrutati da una poiana ed un corvo malgascio. La variabilità dei lemuri è altissima. Si contano almeno 30 specie. Questi sono i kattan, dalla lunga coda a strisce. Forse la specie più socievole. Fra cespugli di sisale e flora endemica, passano molto tempo sul suolo. Sono buffi e affabili e vivono con gli altri ospiti della riserva. Ospiti che sono Ancoppa, Siffacca, Mecchi, Cidro, Varricca e Franco. La pianta del Viagra non ci serve e spero che non la mangino loro. Sai che problema per i guardiani del parco. La maggior parte è arborea, vive e si nutre rimanendo sugli alberi. I catta però, quando scendono, non possono fare a meno di dare spettacolo. E il gradito sole sulla pancia li predispone ad essere involontariamente comici. Questo invece è un sifaca, mantello unitonale, dimensioni più grandi e voracità maggiore. Qui fra il suono del silenzio e una camminata stanca ritrova il desiderio fanciullesco di immaginare il circo. Ed ecco il primo forzuto che tenta di sradicare un albero. Poi il direttore di pista dà il via ai lemuri volanti. Sciarri, sciarri, i lemuri volanti. Hoppia, sotto un'altra. Forza. Sotto, coraggio. Hoppia, bravo. Avanti un'altra! Sotto è bravissima! Lemuris volantes aplea! La Troublos Lemures con la corsa sul filo tesa! Gli Hercules alla pertica! La paziente poiana osserva e vola sullo chapiteau per applaudire. Più avanti, un sifaca coronato contende a un sifaca cocherel il raccolto mattutino. Mentre altri soggetti fanno toilette.
Siamo riusciti a sospendere una funzione religiosa. Scusate, scusate. Calpestando la pace della riserva di Berenti, facendomi accarezzare dal sole, scopro il Madagascar con passo lento, come lenta la mia solita ricerca del perché. Vorrei fermare il tempo che mi sta sfuggendo. Dopo l'happy hour dei lemuri, sono ospite di una famiglia allargata di volpi volanti. Vuoi visitare quelli di sotto? No, ti capisco. Berenti è stata istituita nel 1936 e dal 1980 è stata aperta al turismo, con innovazioni come il museo antropologico per la conoscenza della cultura locale. E sa, c'est le musée. Con questi rudimentali telai, ancora oggi si tesse lana, cotone e raffia per ottenere questi risultati. Fra le specie endemiche pare ci siano anche esseri con età millenaria, come il soggetto inquadrato. Sterminate piantagioni di sisale, mandrie di zebù, ricchezza del paese, fanno da quinta al nostro viaggio verso Fort Dauphin. Al passaggio, colorate cartoline africane ravvivano il percorso. Naturalmente, ad ogni fermata siamo preda di tentativi di vendite varie, ma anche di curiosità e sorrisi, prima dei saluti. L'aloe va un bene, le innumerevoli qualità di piante grasse, i camaleonti e le buche con intorno della terra che fanno da strada, più qualche acquitrino rendono il viaggio, diciamo, vario e interessante. Un commento a parte meriterebbe la coltivazione del riso. Non c'è pranzo malgascio dove non predomini questo elemento. L'albergo La Croix du Sud ci ospita a Fort Dauphin, fra palme, felci, agave e banane.
Con la solita velocità occidentale, siamo già proiettati verso la sponda del Lac Lanirano, per poi proseguire in barca fino al Lac Ambavarano, sulla cui sponda nord-orientale sorge il piccolo villaggio di pescatori di Evatra, nella penisola di Locarno. Scorgiamo anche il Monte Bianco locale, Pic Saint-Louis, 529 metri. Alt! Canale di Suez? No, non credo. Ma il principio di vasche per passare da una parte all'altra deve essere simile. Io intanto, aiuto come posso. Ed eccoci nella penisola di Locarno, fra belle donne, pescatori locali, l'esuberante vegetazione e l'incontaminata realtà del posto. L'entrata nel villaggio di Evatra, diciamo, è un po' più rumorosa e meno rassicurante del resto del contesto. Solo verso la fine della visita ritrovo colori e sorrisi tranquillizzanti. Il posto è splendido. L'oceano indiano, le montagne di granito, verdi colline, lagune e piscine naturali. Un universo difficile da dimenticare. Scendo con tanta nostalgia, rubando con la telecamera le ultime immagini. Resistiamo alla vendita dei pesciolini, ma le signore si lasciano tentare dalle conchiglie a prezzo di saldo. Non serve un timoniere, è la fame che ci guida. Da un cuoco in pompa magna che ha preparato aragoste appena pescate per il nostro desco. La dolcezza di un saluto e le ultime immagini di Evatra rendono felice Didier, al quale siamo grati di averci portato in un luogo come questo. Ma te l'avevo detto di non bere troppo! Passata la chiusa, andiamo nuovamente ad affrontare il dedalo di canali fra la magnifica vegetazione che ci scorta. Dalla calle del lago
a quella in camera, prima dei fuochi d'artificio per la festa dell'indipendenza. Viaggio continuo al Miramar de Gaillon, nell'omonima baia. Vi pregherei di non farvi distrarre da questo inutile individuo. Il posto è talmente bello che l'hanno riprodotto sui biglietti da 5.000 ariary. È una mattinata dedicata al mare. E la seconda tappa è la bellissima spiaggia di Libanonà, quella che i locali considerano la più bella. Beh, scendiamo per approvare o meno. Chiudiamo con la baia di Etern, l'incanto di questa costa malgascia. Su, dai, non fate le oche! Anche senza spirito nazionalistico, partecipiamo brevemente alla festa dell'indipendenza avvenuta nel 1960. Un povero paese che tenta di scrollarsi di dosso il retaggio della colonizzazione. Rigorosamente in fila, tutte le scuole della città e dintorni sfileranno davanti al palco delle autorità e alla Camera di Commercio. I militari hanno deposto le armi, la gente beve e festeggia e noi tentiamo di non essere invadenti. L'unico a cui non frega niente dell'indipendenza è lui, mentre tutti gli altri, dai più piccoli agli universitari, iniziano a sfilare bloccandoci letteralmente in mezzo alla strada, in un tripudio di festa. Tentiamo la fuga, ma un'altra orda ci si para davanti. Temo di stare qui fino al 2020. Finalmente evitiamo la morsa umana e dopo aver attraversato il mercato grande, riusciamo a ripartire. Ritroviamo la calma nel famoso giardino botanico di Sayadi, dove oltre i soliti ospiti troviamo Eugenio con una tartaruga arancciata, poi le palme Treide, fiori, zampe d'elefante e la curiosa fornitura idrica che dà la palma del viaggiatore. Non mancano le piante carnivore. C'è di tutto. Orecchie d'elefante, palme da dattero, alberi di mango, felci, bambù, palissandro e i poveri lemuri trasferiti che si stanno ambientando.
Il 26 di giugno, dopo un breve volo, mi viene posta una domanda. A dove vado? A Ca? Ma no, vado a Tulear, sulla costa sud-occidentale dell'isola. Esattamente al porto, snodo importante per il commercio dell'isola, per l'esportazione di sisal, riso, arachidi, sapone e cotone. La mia valigia! No, no, grido perché ricordo che non arrivò. Dopo una movimentata traversata con aiuti esterni, si arriva nella baia di Andopoké, sulla bellissima spiaggia di Anakao. Ocean Lodge, neppure il vento fa rumore. Anakao è immersa nel dimenticatoio del mondo. Il cielo intinge il suo colore nel mare. Il mio sguardo spazia sull'arenile chiedendomi perché a me. Non so come sia stato il paradiso terrestre, ma questo gli rassomiglia. Una merita scanta la sua canzone d'amore e il sole, arrossendo per pudore, si nasconde nella notte. Dio, se è vero che l'hai fatto tu, devono darti la laurea honoris causa. La notte ruba la luce al sole e la sostituisce con finte lune, dimenticandone una che al mattino accende l'alba. Su un residuato bellico della Seconda Guerra Mondiale ascoltiamo i consigli del nostro comandante e ci avviamo alla rottura della spina dorsale più alcune vertebre. Su uno sterrato da camel trophy. Per fortuna, a volte ci si ferma per medicare i feriti e poi si riparte. Ciao, ciao. Trappola per topi. No, Agatha Christie non c'entra. È una specie di fiore che si attacca ai polpastrelli e non ti molla più. Poi i zinghi, residui come le grotte del distacco avvenuto 135 milioni di anni fa, io non c'ero però, dal blocco con l'Africa e l'America meridionale. Nel parco di Tsimadampe Sozze si staglia uno dei tanti pachypodium che fa compagnia alle altre specie di Adansonie, quasi tutte endemiche del Madagascar. Davanti alla bocca non resisto. Sì.
Se non è una balla per turisti, questo ha 3.000 anni. Data la qualità della pelle, posso anche crederci. E può contenere fino a 120.000 litri d'acqua. Altro che il boiler. Questo è il dormitorio dei lemuri. E questi sono i legittimi proprietari. Tentiamo un'imboscata ai fenicotteri, ma la distanza è notevole. Anacao, è l'ora dell'addio. È l'alba, scimmiotta il tramonto. Recuperiamo sulle spiagge limitrofe gli ospiti dei pescatori Vesò e facciamo ritorno a Tulear. Ripercorriamo al contrario la stessa strada che ci porta al centro della città di pescatori, che dopo l'indipendenza ha visto il suo ritmo di crescita aumentare, fino a farla diventare meta turistica, purtroppo con i difetti che questo implica. Coquillage de Milano. Questa vende le conchiglie di Milano. La vocazione turistica della città si esprime in varie forme, anche con quelle che si perdono nella notte dei tempi. L'arboretto di Anso Kei, gestito dalla famiglia Petignat, è dedito alla salvaguardia delle piante minacciate dell'isola. 900 specie al 90% endemiche. Qui il cappello di Napoleone, la vaniglia del Madagascar, una specie fra le tante di Pachypodium, poi Baobab, compreso quello con le palle di Natale. C'è addirittura un piccolo museo. Ma la ruota del tempo gira in fretta e costeggiando una cava per la produzione di mattoni, ci dirigiamo verso la varia ed arida regione dell'Isalò. Ci è stato consigliato di non fermarci in questa zona dove la sopravvivenza è assicurata dalle miniere di zafferi, ma solo per alcuni. Altri preferiscono prendere il denaro direttamente dalle tasche dei turisti. Si continua sulla strada punteggiata da Baobab. Poi l'ombra del pullman scivola sulle piste rosse e desertiche di questa regione.
non possiamo perdere il colore delle prime luci del tramonto. Fra le cose inspiegabili, questa assurda ostentazione fra le catapecchie che la circondano. Potenza degli zaffiri, suppongo. La seconda ondata di cavallette non ci risparmia. È la prima volta che vedo un tramonto pieno di cavallette. A Ranoira, scavato tra le pietre arenarie dell'epoca giurassica, sorge l'hotel Jardin de Roi. E io qua un po' Roi mi sento. Al mattino si parte per il centro di Ranoira, per poi proseguire per il Parco Nazionale del Isalò. Radio e televisione locale si contendono la notizia. Fra acquitrini e fiumiciattoli, proseguendo su strade asfaltate, riusciamo a raggiungere la base per la salita sul massiccio arenario, regno della regina dell'Isalò. Culla di natura selvatica e di un paesaggio unico. Dopo il luogo dove vengono deposti i morti, saliamo ancora. Poi attraversiamo la pianura di arenaria continentale. E passando fra le strettoie della roccia e il canyon, dopo aver ammirato la flora del territorio, arriviamo al punto più alto, da dove si distinguono quelle che io chiamo le città nella roccia. La tappa alla piscina non mi trova consenziente. Da solo, su un sentiero appena tracciato, torno sui miei passi. Fra pinnacoli d'arenaria e le contorte formazioni rocciose, seguo i miei passi e i miei pensieri. Spazio nel cielo cobalto le mie riflessioni. Vorrei rimanere qui. La musica la scrive la natura e il canto, il vento. Ma l'uomo non ha avuto fiducia in me ed è venuto a prendermi per riportarmi a valle. Congediamo la guida locale e riattraversiamo la città. Passiamo dai fiori della piazza a quelli del Jardin du Roi che mi accoglie mentre penso il parco dell'Isalò è casa mia, ma non attendo ospiti e già non sento più il mondo. Si va verso Ambalavao. Ma lungo la strada le soste arricchiscono il nostro bagaglio fotografico e le riprese, con improvvisazioni estemporanee. Thank you.
Improvvisamente nel paradiso malgascio spuntano gli angeli neri, colorati protettori dei bambini e difensori della negatività della morte che avanza silenziosa fra le povere case. Simpatici incontri sulle strade, sorrisi e scherzi per far passare il tempo, prima dell'attraversamento di un agglomerato di grandi risaie. In astinenza di visite ai lemuri, ci fermiamo presso un parco privato, amministrato dall'associazione ANIA, per la gestione delle risorse naturali locali. Le nostre guide sono disponibilissime, al punto che se uno ne sente il bisogno, ti parlano anche in lemure. Finalmente arriviamo a Ambalavao, dove un villaggio di marzapane compare da un libro di fiabe. Architettura Bezzileo. Chi l'avrebbe detto? Qui si produce la carta di Antemoro, un tempo usata per la scrittura dei testi sacri malgasci. Dall'albero Abuya si ricava la fibra, che dopo averla fatta bollire in queste stufe viene battuta, raccolta in grosse palle, distese e bagnata. Si inseriscono poi dei fiori e viene ridistesa e fatta asciugare al sole. Qualche chilometro dopo troviamo le colline toscane. No, scusate, sono presepi di terra ocra. Realtà nell'irrealtà della mia fantasia, poco prima di Fiana Aranzoa. Cammino nel tempo e col tempo, vedendo e imparando. Ed ecco Fianer, capoluogo della provincia omonima, seconda capitale dopo Danà, come auspicava la regina Ramavalonà. La luna permette ancora il sole di illuminare la cattedrale di Ambo Tsontani e gli edifici storici. Porto le stanche membra all'Hotel Sarah. E al mattino seguente mi pongo come meta Rano Mafana. Una fermata idrica, ma questa volta reale, la facciamo alla caduta Kut Adriama Movoka del fiume Namorona. Al Parco Nazionale di Rano Mafana non mi fido dalla faccia di questa guida e decido di lasciare il gruppo, rintanandomi, malgrado gli scalini, al Setam Lodge. Al pomeriggio l'orgoglio prevale sulla condizione e
partecipa alla seconda visita al parco naturale di Rano Mafana, che fa parte della foresta pluviale di Atsinanana, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Diciamo che la zona montuosa non facilita il cammino, ma la scoperta di alcuni esemplari, ci sono ben 12 specie di lemuri, premia la fatica. Sorriso e soddisfazione alleggeriscono la stanchezza. Riattraversando i fiumiciattoli, usciamo dalla foresta ed accompagnati da un cielo di nubi a pecorelle, ci portiamo in centro per elemosinare un televisore che ci permette di vedere la finale europea di calcio Italia-Spagna. Tentiamo anche la via della fede. Inutile, siamo stati reietti. Ma il dio del calcio non ci ha abbandonati e dalla sera troviamo ospitalità in un elegante bistrò, vabbè, si fa per dire, con i tifosi pro Italia. Ecco Balotelli. Squadre schierate. Primi tentativi di omicidio, aio, aio! Pianto al primo gol spagnolo. Nervosi sorrisi bergamaschi. E scuotimento del capo dato che si è giocata alla casa di Torino. Poi un altro gol. E un altro ancora. Beh, sul 3-0, prevedendo il quarto, lascio con gli altri lo stadio. Per timore di pernacchi. Al mattino seguente piange anche il cielo e noi viaggiamo confortati dai soliti incontri verso Abbositra. Più andiamo verso nord e più la varietà dei paesi e della terra si fa interessante e migliora. Questo è il percorso che dopo Abbositra e Ansirabe ci porterà nella capitale. Maronne, cosa è successo? Qui preparano gli scarti da ardere, ma la lavorazione del legno è protesa verso oggetti più nobili. All'Arlison Hotel di Tonga Soa siamo ricevuti nell'accogliente giardino in faccia ai bungalow e omaggiati con danze di un gruppo locale. Abbositra, capoluogo della regione di Amaron, che in malgascio significa là dove ci sono molti castrati, pare sia riferito ai buoi, ma per non correre rischi preferisco visitare gli scultori. La città è un importante centro della lavorazione del legno e la tinteggiatura delle assi avviene in modo naturale immergendole nelle acque stagnanti delle risaie.
Ammirazione per i villaggi, le risaie, e l'uomo che ricostruiva il tempo, che ricomponeva i giochi da bambini con voce flebile e precisa puntualità. Visto che riciclava tutto, mi chiesi se fosse stato in grado di riciclare il mondo. Stazione di Ansirabe, città famosa non tanto per i cavalli che ci vengono incontro, quanto per i puspus, colorati risciò trainati da uomini. Qui inizia la lotta per accaparrarsi il cliente. Con il tuo taxi di braccia, con la tua preghiera di niente, uomo cavallo che sei nato morto per il sacrificio ad un dio assente. Mi rifiuto di farmi portare, ma ti dono il salario, come fossi il tuo cocchiere. Tragica resistenza di chi non ha niente. Io invece al Couleur Café ho un bel fuoco ristoratore ed una calle. E al mattino dopo mi è rimasta nebbia e una carota. Meditate, gente, meditate. Continua il viaggio verso nord, attraversando altre aree per la coltivazione del riso, fra i villaggi dell'Imarina, dove ritorno dei giochi fatti con materiale riciclato, i sorrisi della gente ed altre curiosità. Mai mi sarei immaginato di visitare gli inferi. Qui si fondono ferro, alluminio, metalli vari nel fuoco dei vari gironi. E siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, provvedono loro. La necessità aguzza l'ingegno, così si creano i mezzi di trasporto. Ormai in stato comatoso, data la lunghezza del viaggio, ci fermiamo anche a Nalamanga Park per l'artigianato in raffia. Poi al supermercato, quasi a Tanà. Ed infine all'enorme mercato artigianale de La Diga, a circa 3 km dalla città, frequentato da venditori che arrivano da tutto il paese. Eccoci a Tanà. Questo, già visto all'inizio, è Le Lac Annecy, con al centro Le Monument aux Morts, eretto dai francesi in memoria dei caduti della Prima Guerra Mondiale. La capitale, città moderna, frenetica, capoluogo della regione di Analamanga, con gli inconvenienti delle grandi città. Mi hanno consigliato di non lasciare lo spiazzo davanti alla stazione. Fuori è mal frequentata e in fondo è come Milano. Sullo sfondo la sommità del crinale roccioso su cui è costruita la città. Il palazzo reale è ancora in fase di restauro. All'ingresso un'aquila, simbolo della forza militare. La cattedrale di Andoalo e i pilastri del vecchio palazzo di giustizia, con il giustiziere. È il momento di ripartire e di riflettere. Cosa starà facendo Moretti? Ah, eccolo! Ancora sulla panchina! Ma quanti panini avrà mangiato in 2 settimane? Un bel saluto all'esplosione di sole del Madagascar e una a voi per avermi sopportato. Veloma!